2017 è quasi trascorso del tutto. Qualcuno ha gioito, qualcuno ha sofferto, qualcuno ha gioito e sofferto. Ho sempre odiato fare gli auguri, ma per una ragione molto semplice. Perché augurare qualcosa a qualcuno significa dare al fato, al destino, chiamalo come vuoi. La proprietà della tua vita, come se fosse qualcosa o qualcuno a determinare gli eventi, ma non è così. Era un bambino e quella santa donna di mia nonna, che era una persona straordinariamente simpatica, mi fece notare che un anno è un po' come una pentola. Lei era una cuoca raffinatissima. Dice, immagina che un anno qualsiasi, sia come una pentola. Immagina tu di essere il cuoco che sta per preparare la minestra. Dipende dagli ingredienti che ci metterai, da quanto sono freschi, dal tempo di cottura, eccetera, eccetera. Alla fine, la minestra risultante sarà la tua minestra, quella che tu hai cucinato. E questo sarà l'anno a venire. Quindi non ti auguro un buon 2018, ma ti auguro, finalmente, di prendere possesso della tua esistenza. Prendi in mano la tua vita. Fai dell'anno a venire un anno meraviglioso. Un abbraccio forte, soprattutto a quelle persone che non vedo da tanto, troppo tempo.